Oh, mi trovo qui oggi in una chiave nettamente diversa. Sì, perché siete sicuramente abituati a vedere contenuti sul canale che parlano di realtà virtuale. E poi comunque, essenzialmente, anche la mia immagine, la mia faccia viene legata anche a VR Italia, quindi al mondo della VR. Ci sono dei giochi, diciamo così, a livello di contenuto, come ormai usiamo chiamarli noi, su schermo flat, quindi sullo schermazzo qua dietro, che mi hanno sempre tenuto un po' legato al videogioco tradizionale. Tra questi due titoli in particolare mi accompagnano da anni, sono appunto FIFA e NBA 2K. Forte per il fatto che quest'anno è un po' l'ultimo anno in cui il marchio FIFA viene legato a Electronic Arts. Diciamo che il mio rapporto con FIFA è sempre stato molto particolare, nel senso che non sono un amante dell'Ultimate Team e l'uno contro uno lo faccio giusto ogni tanto quando magari gli amici vengono a casa a bere una birretta. Ma è da FIFA 08 che questo titolo è riuscito nell'intento di darmi una nuova visione del calcio virtuale, inserendo e evolvendo pian piano quella che da tutti oggi è considerata la modalità più bistrattata, ovvero la modalità Pro Club. Guarda caso, Luca, quale modalità ti poteva piacere di FIFA se non quella più bistrattata, la Pro Club? Sì, perché la Pro Club è quella modalità in cui, appunto, per me viene la massima espressività del calcio giocato a livello virtuale, perché 11 giocatori umani che compongono una squadra ne sfidano altri 11 e un'altra squadra. E questo per me è il top, perché ognuno ha i propri ruoli, il proprio compito e i propri obiettivi da conseguire all'interno di una partita, con farli coincidere e andare proprio in collaborazione con gli altri 10 compagni di squadra per poter produrre qualcosa. Un attaccante, un centrocampista o un difensore che non rispettano il proprio ruolo e i propri compiti in squadra viene completamente un disastro. Da FIFA 12 in poi mi posso dedicare a quello che è il mio ruolo preferito nel calcio, ovvero il portiere. In tutti questi anni sono passato a giocare in porta in tutte le varie console, dalla PlayStation all'Xbox al PC, fino al 2021 addirittura su Google Stadia. Non mi sono mai legato essenzialmente a un club, se non magari i primi anni, quando ero molto più piccolo, per poi lasciare andare questo mondo super impegnativo. Ma in questo FIFA 23, grazie anche al fatto di aver trovato delle persone molto molto brave a giocare e soprattutto anche molto simpatiche, mi sono legato a una squadra e quindi già quest'anno, con l'accesso anticipato, sono entrato subito per cercare di fare esperienze e portare il mio personaggio del portiere a livello massimo. Nonostante delle animazioni non ancora perfettamente funzionanti a livello appunto del portiere, con gol sistematici che prendo legate ad animazioni che non funzionano benissimo, quindi no, qualche smadonnata di troppo, in queste tre serate comunque ci siamo divertiti molto con i ragazzi, abbiamo giocato tanto e qualche gioia me la sono levata. Quindi non sono qua a parlarvi di FIFA 23, come recensione assolutamente no, perché il gioco esce oggi, che è 30 settembre se non erro quando metto questo video, ma vi porto quelle che sono quelle poche gioie all'interno di tre serate molto 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 difficili. Quindi, fiducioso che vi possa piacere il video, raga, lasciate nei commenti se avete FIFA, se vi piace giocare al Pro Club, se siete dei portieri o quant'altro. Per il resto puppatevi le mie prime parate. Ciao a tutti.